Ok ragazzi, io in realtà questo video lo avevo già fatto circa 2 mesi fa, dove mi mettevo lì, maxavo tutti i brawler, sbloccavo tutti gli equipaggiamenti, tutte le abilità, tutto quanto quello che bisognava sbloccare di un brawler, ma evidentemente mi sono perso qualcosa per strada e lo andremo a fare quest'oggi, lo andremo a completare nel video di oggi. Prima di parlarvene per bene, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, fondamentale per supportarmi ragazzuoli. Ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire, grazie a chi lo farà. Lo potete fare ovviamente anche in tutti gli altri giochi Supercell. Lasciate un bel mi piace per supportare i video di Brawl e iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdere tutti i prossimi contenuti. E il video di cui sto parlando è un video in cui avevo speso circa 150.000 monete, in realtà poi alla fine ne spesi molte di meno, per andare a shoppare quegli equipaggiamenti di alcuni brawler che ancora non avevo appunto completato, tra virgolette. Ma cosa intendo per completato? Intendo che ogni brawler abbia proprio tutti i gadget, tutti gli equipaggiamenti, tutte le abilità stellari e appunto di nuovo tutti gli equipaggiamenti, oltre che ovviamente essere livello 11, ma quella è la base. Non solo, ovviamente parliamo anche degli overdrive sostanzialmente, anche perché senza overdrive non è completo appunto il brawler. Quindi proprio a 360 gradi. Bene, in quel video mancai alcuni brawler a quanto pare. Andandomi a rileggere i commenti, ci sono adesso alcuni commenti che in ritardo mi hanno fatto notare che effettivamente qualche brawler l'ho zompato sostanzialmente. Ma ai tempi, leggendo anche i primi commenti e le prime cose scritte appunto sul video, non c'era scritto niente, io ero proprio convinto di aver preso tutti quanti i brawler. Ora capisco Miko, perché è uno degli ultimi brawler usciti, quindi non so neanche se era già uscito prima di quel video, non lo so, non me lo ricordo neanche. Però come vedete gli mancano tre equipaggiamenti mancano, vabbè. Ma anche Lola e Mandy, che ormai sono dei brawler che sono usciti da diverso tempo. Qui abbiamo sempre tre, non lo so perché, cioè è come se fosse tipo un bug. Tre equipaggiamenti a tutti questi tre brawler. Sono tre brawler a cui mancano tre equipaggiamenti. Non ci avevo pensato che anche i brawler erano tre. Vabbè, il numero perfetto dicono, ma a questo punto è un numero maledetto. Mi fa troppo ridere questa cosa. Comunque ringrazio Tommy, perché se Tommy non me l'avesse spammato, ora io solitamente gli spam non è che li apprezzi tantissimo, però lui non è che mi ha spammato sotto lo stesso video. Tommy mi ha scritto in diversi degli ultimi video che appunto non avevo maxato proprio tutti i brawler. E oggi andiamo a correggere questi errori, andando subito a shoppare ovviamente gli equipaggiamenti a Miko, ci mancherebbe altro. E ovviamente lo andiamo anche ad utilizzare. E tra l'altro ragazzi, io direi comunque di utilizzare i soliti equipaggiamenti, eh? Cioè comunque se non l'avevo shoppati è perché non mi facevano impazzire effettivamente. Miko comunque lo odio da utilizzare, eh? Io ve lo dico, Miko lo odio totalmente, sia da utilizzare sia anche quando ce l'ho contro, tra l'altro. È proprio un brawler che c'ha sta meccanica del saltino che non mi va giù. Ecco, diciamo che non mi va giù. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di decente in sopravvivenza. E poi con le altre ragazze, con Mandy e Lola, ci andiamo magari a fare invece delle modalità 3v3. Ah, stiamo attenti perché qua c'è un Feng molto cattivo. Ve l'ho detto che era molto cattivo questo Feng. Io ho lasciato praticamente gli equipaggiamenti. Sì, gli equipaggiamenti power up lì così. Il bro si verrà a fare anche quest'altra di chest. Ok, almeno sono fatto un secondo power up. C'è un angelo che è cattivissimo, l'ha shoppato. Il problema è che l'ha pushato. Il problema è che lui c'ha 6 power up ormai. Il problema è quello, ragazzi. Angelo gli prova a dar fastidio, ma oddio. Cioè, appunto, proprio una Mandy. Col gadget non ha paura di pusharmi. Qui c'è là un Hank. La Melody. Raga, la lobby non è delle migliori, eh. Non è delle migliori. Allora, io faccio una cosa di questo tipo. Me ne vado verso il centro. Il Feng, raga, gli hanno fatto carica la ulti. Questa, purtroppo, per noi è una pessima notizia. Io mi sono fatto più o meno il conteggio della lobby, quindi qui non ci dovrebbe stare nessuno. Peccato, raga, perché se fossi stato più veloce a farmi power up, io a quest'ora avrei avuto tantissimi power up, eh. Non sono riuscito a scappare, ragazzi. Non sono riuscito a scappare. Quella botta di Hank che si è girato non me l'aspettavo, sinceramente. Ma proviamocene a fare un'altra. Vediamo se quest'altra siamo più veloci a farceli i power up.
Raga, se non mi rompeva le scatole quel Feng, secondo me potevamo fare molto di più. Ah, li aspetta tutti e due, sì. Ok, aspetto sempre mi si ricarichino i colpi. Comunque, almeno alle brutte possiamo scappare. Una Melody è stata uccisa da un Gelindo. Raga, allora, fermi un attimo. A quell'angelo lo potrei quasi pushare, eh. Però sapete che c'è? Preferisco farmi power up. Lui si sta caricando il colpo. Ok. Perfetto. In realtà ci sta. Tanto comunque ce l'ho ancora di gadget. Prima, raga, neanche l'ho usati praticamente. Ok. No, raga, l'ha preso lui, ma c'è morto per prenderlo. No, sono scappato più che altro per il discorso del Gelindo, perché Angelo a 1v1 probabilmente me lo sarei anche ucciso, però... Se poi mi avesse chiuso anche il Gelindo, era un problema. Allora, adesso abbiamo 6 power up, che non è male, eh. Che non è male. Però anche gli altri non ce n'hanno pochi, ragazzi. Cioè... Ok. Va bene. Abbiamo anche la ulti, che in sopravvivenza non è male per niente. Angelo c'ha quel gadget e gli permette di scappare, quindi non può hittare attraverso i muri. Ma soprattutto noi adesso, ragazzi, abbiamo... 8 power up. Beh, inizia ad essere molto interessante la questione qui, eh. E siamo contro due Angelo? Sì, contro due Angelo siamo. Ah, uno ce n'ha 5 di power up e l'altro ce n'ha 2. Vabbè, raga, se me la gestisco bene, diciamo che dovremmo riuscire abbastanza facilmente. Usiamo la ulti. Bro. Ok. Va bene, bro. Va bene, va bene, va bene. Raga, amico, è davvero top. Sia in questa mappa, ma in generale in sopravvivenza. E ci sta. Ci portiamo a casa 13 trofei. Ci portiamo a casa anche uno star drop mitico. Crediti, ti prego, dammi crediti. Ti prego, crediti. Let's go. E la fama va sempre più su. La fama va sempre più su. Allora, andiamo dalla cara Lola, ragazzi. Andiamo dalla cara Lola. Comunque, raga, sono 3 brawler che effettivamente non utilizzo tantissimo. Quindi anche per quello non l'avrò totalmente notata come cosa. Però, raga, veramente me li sono proprio persi. Beh, io direi che a Santuario Lola può dire la sua, eh. Poi dipende da me, da come gioco, chiaramente. Allora, Colt, Sandy Pocio, ma mi puzzano di bot, ragazzi. Infatti. Cioè, a me mi hanno messo con una leggenda, con un altro mito. Contro dei bot, ma perché? Vabbè, la partita con Lola la rifacciamo dopo, eh. Pure morto. Va bene. Ho un po' sopravvalutato. Ah, cioè, ci siamo morti tutti, raga. Questi mo ci bombano. Oh, cattivissimo proprio. Oh mio Dio, mi sa che l'abbiamo un attimino sottovalutati tutti, eh. Mi sa che l'abbiamo un attimino sottovalutati tutti quanti. Oh madonna mia. Quanto dura mo sta ulti de... Ti senti? No ragazzi, per favore, eh. Ah, io non ho capito se i miei hanno compreso che dobbiamo tryhardare, se no non ce la facciamo, ma... Ok, sì, 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 sì. Vabbè, vabbè ragazzi, ci sono stati attimi di paura. Ci sono stati attimi di paura, ma... Volevo provare a salvare... La ultima non ce l'ho fatta. Effettivamente eravamo troppo attaccati e loro hanno tutti i colpi che vanno anche al di là dei corpi, come Sandy e Pocio. Allora, andiamo di nuovo di ulti. E niente, l'ombra la sto sprecando di continuo, raga. Credo che i miei compagni l'abbiano presa un po' troppo seriamente la partita. Forse. Oh, ma sto Colt, ma quando è nato? Quando è rinato? Anzi... Ok. Allora, hanno fatto bene a prenderla troppo seriamente i nostri compagni, perché qua la situazione è ridicola. Ok, va bene. La rifacciamo comunque, nonostante sia stata una partita incredibilmente tosta, senza senso. Io rigiocherei pure in realtà. Beh, bene, bene. Nessuno ha voluto continuare con me, va bene. No, ragazzi, Chuck, giustamente. Ah, Chuck ce l'abbiamo pure noi però, va? Angelo, Macy e Chuck. Ambra, Lola. Sapete, non lo so chi la gestisce meglio. Forse loro, eh.
forse loro hanno una gestione migliore del campo. E poi con Chuck vanno a fare danni. Allora, facciamo un po'. Mamma mia, qua abbiamo fatto una bella giocata. Angelo, raga, per quanto mi riguarda, può anche rimanere qui così, eh. Angelo, ragazzi, per quanto mi riguarda, può anche rimanere lì a far danni. Cioè, se loro difendono in di meno. Infatti, lui, raga, è costretto a tornare. Come l'ha giocato, Chuck? I segnali. Chuck, ma i segnali devi mettere sulla chest. Cioè, così fai danni anche sulla chest. Non l'ha capito. Vabbè, abbiamo vinto lo stesso. Però, cioè, nel senso, va bene. Siamo stati anche i migliori. 3 kill, 0 morti. Ce la siamo giocata alla grande. E adesso direi che possiamo andare con la carissima Mandy e vediamo dove poterla utilizzare. Allora, andiamo ovviamente a prendere gli equipaggiamenti. Adesso, ragazzi, abbiamo ufficialmente maxato tutto il gioco. Ho anche ricambiato un attimo gli equipaggiamenti, ma dicevo, abbiamo ufficialmente maxato l'intero account di Brawl Stars. Abbiamo completato il gioco. Adesso dobbiamo solo e soltanto scalarli o comunque scalare in ranked, che poi alla fine è la cosa più importante. Allora, per Mandy ho optato per arraffagemme. Ah sì, quando qualcuno mi dice, ah Gigi, ma c'hai tutti maxati, ma perché sei così basso di coppe? Raga, io non so se l'avete capito, ma su Brawl Stars se uno non gioca non scala. Cioè, non è che se uno non è alto di coppe allora è perché le perde di continuo. Poi ovviamente io sono scarso, sono il primo a dirlo e sono scarso, però diciamo che io ho molti brawler più bassi di quanto non ne potrei portare, semplicemente perché non gioco così tanto. Dovrei fare qualche scalata, mi piacerebbe fare qualche video in cui facciamo anche qualche scalata, o perché no anche qualche live, però fino ad ora non ho ancora avuto modo di farlo. Anche perché comunque qualcuno di voi l'ha notato, perché l'ha visto, io un tempo un pochettino scalavo, cioè quando magari i rank 25 erano un po' più difficili di quanto non lo siano oggi, qualcuno ce lo portai. Anzi, più di qualcuno comunque. Però appunto era un periodo in cui scalavo già un po' di più. E purtroppo, raga, per scalarli i brawler bisogna averci tempo. No, raga. Ma ho tipo mezzo miscliccato. Volevo mirare un po' di più a destra e ne avrei preso un botto. Ne avrei presi davvero un botto. Sì, amico, scappa, va. No, amico, scappa proprio. Allora, c'ho... Ho usato il gadget, eh. Quindi vado a dittare al di là delle mura. No, che era? Raga, pensavo ci fosse un avversario. Ok. No! Madonna! Dai, Gas! Ti bastano quelle di gemme? Non credo lui debba recuperare anche le mie. Ho hittato la Ivy per sbaglio. Rido troppo, ragazzi. L'ho hittata per sbaglio, raga. Ho hittato Ivy dall'altra parte per sbaglio. Incredibile. Oh, comunque 7 kill, una morte, 45.000 di danni. Cioè, comunque, raga, abbiamo giocato benissimo tutte e tre le partite. Cioè, tutte e tre. Tutti, con tutti e tre i brawler. Perché poi con ogni brawler abbiamo fatto più di una partita, tranne con Mandy. Dai, raga, me ne faccio una in football con Mandy? No, però magari football no. Cioè, non è proprio la sua mappa. Che io che ci sta. Beh, oddio, in che io c'è questa ci può stare. Vediamo. Uno dei primi video in cui non gioco in football. Corvo, Mandy e Piper. Noi Byron e Spike. Oltre a me che ovviamente c'ho Mandy. Attenzione, c'è una leggenda lì. Stiamo molto attenti. Stiamo molto molto attenti. Tento una cosa del genere. Ho hittato, ragazzi. No, bro. Oh, raga, ma prima quando ho hittato il corvo mi sa che poi qualcuno l'ha finito. Che l'ha finito? Lo Spike? Non
Ok, va bene, perfetto. Beh, l'abbiamo gestita molto bene. Non ho capito dei miei chi abbia fatto fuori il corvo che avevo ittato io con il colpo. No, stavolta no. Aia. Allora, fermi tutti. No, l'ho sprecato. Sapete che se l'avessi ittata, l'avevamo killata, perché il Byron aveva ittato. Mamma mia, ve l'ho detto. Promendi, ragazzi. Promendi. Ve l'ho detto. Mi candido al competitive con Mendy. Sto scherzando, ovviamente, ragazzi. Sto scherzando totalmente. Abbiamo fatto solo 3310 di danno. Ma come solo 3? Com'è possibile abbia fatto solo... Scusa, ho ittato la Pepper almeno due volte. Ma almeno nella prima partita quando l'ho uccisa. Il Corvo subito allo start del primo game. Ma sono buggati i danni causati, ragazzi. Com'è possibile? Non mi tornano. I conti non mi tornano, ma mi fido del gioco. Quindi ho fatto schifo in realtà. Va bene. Detto questo, ragazzi, mi raccomando. Un bel mi piace per supportare i video di Brawl. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGY tutto attaccato nello shop di Brawl Stars, ma anche in tutti gli altri giochi Supercell. Per me è tutto, ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!